Un lungo e caloroso applauso è stata questa l'accoglienza che i democratici di Siena hanno rivolto a Pierluigi Bersani, segretario nazionale del PD, ieri sera, mercoledì 4 maggio, nella cornice del Palasport della Mens Sana. Il leader democratico ha fatto tappa nella città del Palio nell'ambito del suo tour nazionale per le elezioni amministrative, dopo essere stato a Grosseto per sostenere la ricandidatura del sindaco Emilio Bonifazzi. A Siena Bersani è arrivato in appoggio di Franco Ceccuzzi, Roberto Machetti e Stefano Scaramelli, impegnati nella corsa alla carica di primo cittadino, rispettivamente a Siena, Trequanda e Chiusi. Per noi non ci sono né piccoli né grandi. Io sono di un comune piccolissimo. Ho cominciato facendo il consigliere comunale nel mio comune e fra l'altro anche di opposizione. E quindi conosco l'importanza di avere un'amministrazione che sia in grado di sorreggere una comunità, che abbia dei valori, che abbia dei principi, che non rinneghi la politica, ma la metta all'altezza degli occhi dei cittadini. Insieme ai candidati erano presenti all'iniziativa anche Elisa Meloni, segretario provinciale del PD senese, e Andrea Manciulli, segretario regionale del PD. Ma io spero che vada bene, noi ce la stiamo mettendo tutta con umiltà e determinazione per vincere tutte e quattro le realtà importanti che vanno al voto in Toscana. Perché credo dalla nostra regione debba venire un contributo forte per un'Italia diversa, per il rilancio del paese. Insomma, ce la stiamo mettendo tutta, io spero che i risultati seguano. Serve una vittoria, ha detto Bersani, per dare a queste realtà un'amministrazione buona, fatta di concretezza e di valori. Noi lanciamo uno slogan in questa campagna amministrativa che è un voto per la tua città e un voto per il nostro paese. E mi piace dirla questa cosa, questa esigenza di avere un occhio al nostro paese, in un luogo, in una città, che lo sapete, è molto più grande della sua dimensione. È molto più grande della sua dimensione. Nell'immaginario italiano, e non solo italiano, Siena è molto di più della sua dimensione. Per ragioni storiche, culturali, politiche. E quindi è giusto che da qui venga una riflessione, anche un messaggio, anche un'indicazione sui problemi che riguardano il nostro paese. In Italia, ha evidenziato Bersani, ci sono tanti e pesanti problemi che non sono quelli di Berlusconi. Alle prossime elezioni amministrative non chiediamo la spallata, ma un segnale che chiarisca che dobbiamo cambiare agenda di priorità del paese. Io credo che questa occasione elettorale ci darà la convinzione che il percorso dell'alternativa si può costruire e che noi abbiamo la responsabilità e la possibilità di costruirla. Dateci una mano, grazie.